Sono una decina le persone che saranno denunciate dalla Digos della Questura di Firenze per la manifestazione contro il Green Pass che si è svolta sabato scorso in Piazza della Signoria. Il reato contestato è manifestazione non preavvisata, a finire nei guai coloro che avrebbero condotto e gestito l'evento organizzato senza inviare alcun preavviso alla Questura, fornendo ad esempio l'impianto acustico e prendendo per primi la parola al megafono. Non sarebbero stati invece identificati al momento gli ideatori della protesta, indetta a livello nazionale attraverso un tam-tam sui social, su WhatsApp e su Telegram. A una delle persone identificate sarebbe contestato anche il reato di resistenza pubblico ufficiale. In piazza molti cartelli affiancavano Olocausto e restrizioni anti-Covid. Ignoranti e superficiali, ha scritto su Facebook l'assessora al welfare Sara Funaro. Il sindaco di Firenze Nardella condanna apertamente questi gesti pericolosi, esprime solidarietà alla comunità ebraica, profondamente sdegnata per la vicenda, invitando a non scherzare con la storia. L'accostamento tra il passaporto sanitario e la stella di David è scandaloso e vomitevole, scrive il primo cittadino fiorentino. Il Green Pass insomma accende gli animi. Sempre sabato a Firenze, nei giardini della Fortezza d'Abbasso, si è svolta un'altra manifestazione contraria al certificato verde, questa però regolarmente preavvisata alla polizia. Entrambe le manifestazioni sono state documentate dal giornalista Saverio Tommasi, oggetto di episodi di violenza e aggressione da parte dei manifestanti. Tra gli antivaccino abbondano gli intolleranti e violenti. L'aggressione al giornalista fiorentino lo dimostra, scrive il senatore del PD Dario Parrini, presidente della Commissione Affari Costituzionali a Palazzo Madama.